Gloria a Dio, alleluia, una buona giornata di domenica a tutti quanti, che Dio ci benedica ancora oggi e che possa veramente, tramite il suo figliolo Gesù Cristo, ristabilizzare ogni armonia in tutto il mondo. La parola che oggi leggeremo è in Geremia 25, dall'1 fino al 13. Vi trasmetto l'MP3 della parola del Signore in Geremia 25, dall'1 al 13. Ascoltiamola. Dopo pregheremo e daremo gloria a Dio. Jeremiah 25, Jeremiah 25, Jeremiah 25, to one Karen, the word that was addressed to Jeremiah concerning all the people of Judah in the fourth year of Joachim, the son of Josiah, king of Judah. It was the first year of Nebuchadnezzar, king of Babylon. Jeremiah 25, to one Karen, the word which came to Jeremiah about the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah. This was the first year of Nebuchadrezzar, king of Babylon. Jeremiah 25. To Karat, and that Jeremiah pronounced before all the people of Judah and to all the inhabitants of Jerusalem, saying, Jeremiah 25. To Karat, this word Jeremiah gave to the people of Judah and to those living in Jerusalem, saying, Jeremiah 25, to three Karat from the 13th year of Josiah the son of Amon, king of Judah, till this day. It is already 23 years that the word of the Lord has been addressed to me, and that I have told you of the continuous since the morning, but you did not listen. Jeremiah 25, three Karat from the 13th year of Josiah the son of Amon, king of Judah, even though I have been coming to me, and I have given it to you, talking to you, but you have not given ear. Jeremiah 25, four Karat, the Lord also sent all his servants, the prophets, to you. He has sent them there since the morning, but you have not obeyed, nor have you put your ear to listen. Jeremiah 25, four Karat, and the Lord has sent to you all the servants of the prophets, getting up early and sending them, but you have not been open to give hearing. Jeremiah 25, to five Karat, they said, convert each one of you from his bad way and from the wickedness of his deeds, and you will dwell from century to century on the soil that the Lord has given to you and your fathers. Jeremiah 25, five Karat, saying, come back now from your evil way and from the evil of your doings. Jeremiah 25, to six Karat, and do not go after other gods to serve them and to bow down before them. Do not provoke me with the work of your hands, and I will not harm you. Jeremiah 25, to six Karat, do not go after others to give them worship, and do not make me angry with the work of your hands, causing evil to yourselves. Jeremiah 25, to seven Karat, but you did not listen to me, says the Lord, to provoke me to your injury with the work of your hands. Jeremiah 25, to seven Karat, but you have not given ear to me, says the Lord, so that you have made me angry with the work of your hands, causing evil to yourselves.
Jeremiah 25 to a Carib, therefore, thus saith the Lord of hosts, since ye have not heard my words. Behold, Jeremiah 25 to a Carib, I now speak for the Lord of hosts, because ye have not given ear to my words. Jeremiah 25 to 9 Carib, I will send to take all the nations of the north, saith the Lord. And I will send to call Nebuchadnezzar king of Babylon my servant, and I will bring him against this land, and against its inhabitants, and against all the nations around. And I will vote them for extermination, and abandon them to desolation, derision, and perpetual loneliness. Jeremiah 25 to 9 Carat see the Lord, and Nebuchadnezzar king of Babylon my servant. And make them as against the land, and I will give them to complete destruction, and make them a cause of fear. Jeremiah chapter 25 verse 10 Carat, and I will cease the cries of joy and the cries of exultation. The song of the bride, the noise of the millstone, and the light of the lamp. Jeremiah chapter 25 verse 10 Carat, the sound of the voices, the voice of the joy. The voice of the newly married man, and the voice of the bride, the sound of the stones crushing the grain, and the shining of lights. Jeremiah chapter 25 verse 11 Carat, and all this land will be reduced to a solitude and a desolation, and these nations will serve the king of Babylon for 70 years. Jeremiah chapter 25 verse 11 Carat, be a waste and a cause of wonder, and these nations will be the servants of the king of Babylon for 70 years. Jeremiah chapter 25 verse 12 Carat, but when the 70 years have passed, I will punish the king of Babylon and that nation, says the Lord, because of their iniquity, and I will punish the land of the Chaldeans, and I will reduce it to perpetual desolation. Jeremiah chapter 25 verse 12 Carat, and it will be like that, I will send punishment on the king of Babylon nation, says the Lord, for their evil doing, and on the land of the Chaldeans, and I will make it a waste forever. Jeremiah chapter 25 verse 13 Carat, and I will bring upon this land all the things I have announced against him, all that is written in this book. What Jeremiah has prophesied against all nations. Jeremiah chapter 25 verse 13 Carat, and I will make thee. Gloria a te, Signore. Alleluia. Adesso ascolteremo in italiano e anche in inglese. Geremia 25, 1 accento circonflesso alla parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda, nel quarto anno di Gioiachim, figliuolo di Giosia. Re di Giuda era il primo anno di Nebucadnezzar, re di Babilonia. Geremia 25, 1 accento circonflesso, the word which came to Geremia about all the people of Judah in the fourth year of Jehoiakim. The son of Josiah, king of Judah, this was the first year of Nebuchadrezzar, king of Babylon. Geremia 25, 2 accento circonflesso e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, dicendo. Geremia 25, 2 accento circonflesso, this word Geremia gave out to all the people of Judah and to those living in Jerusalem, saying. Geremia 25, 3 accento circonflesso del tredicesimo anno di Giosia, figliuolo di Amon, re di Giuda. Fino ad oggi sono già 23 anni che la parola dell'Eterno mi è stata rivolta.
è che io ho parlato del continuo fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Geremia 25, 3 a 100 circonflesso con detertea chiaroviosia de sono. Avamon, King of Judah, even till this day, for 23 years, the word to me and yet given it to you. Getting up early and talking to you, but you have not given ear. Geremia 25, 4 a 100 circonflesso, l'Eterno vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandati nel continuo fin dal mattino. Ma voi non avete ubbidito, né avete porto l'orecchio per ascoltare. Geremia 25, 4 a 100 circonflesso, and the Lord has said to you all his servants, the prophets, getting up early and sending them. But you have not given attention, and your ear has not been open to give hearing. Geremia 25, 5 a 100 circonflesso, e si hanno detto, convertasi ciascun di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni. E voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che l'Eterno ha dato a voi e ai vostri padri. Geremia 25, 5 a 100 circonflesso, saying, come back now, everyone from his evil way and from the evil of your doings. And keep your place in the land which the Lord has given to you and to your fathers from times long past even forever. Geremia 25, 6 a 100 circonflesso, e non andate dietro a servirli e per prostrarvi dinanzi a loro. Non vi provocate con l'opera delle vostre mani e io non vi farò male alcuno. Geremia 25, 6 a 100 circonflesso, do not go after other gods, to be their servants and to keep them worship, and do not make angry with the work of your hands, causing it to yourself. Geremia 25, 7 a 100 circonflesso, ma voi non mi avete dato ascolto, dice l'Eterno, per toccarmi a vostro danno, con l'opera delle vostre mani. Geremia 25, 7 a 100 circonflesso, but you have not given ear to me, says the Lord. So that you have made me angry with the work of your hands, causing it to yourself. Geremia 25, 8 a 100 circonflesso, perciò, così dice l'Eterno degli eserciti, che non avete dato ascolto alle mie parole, ecco. Geremia 25, 8 a 100 circonflesso, so this is what the Lord of armies has said, because you have not given ear to my words. Geremia 25, 9 a 100 circonflesso, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice l'Eterno, e manderò a chiamare Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese e contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni che gli stanno d'intorno. E li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla deresione, a una solitudine perpetua. Geremia 25, 900 circonflesso, sì, he will send and take all the families of the north, says the Lord. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, my servant, and make them come against this land, and against its people, and against all these nations on every side. And he will give them up to complete destruction, and make them a cause of fear and surprise, and vast a place forever. Geremia 25, 10 a 100 circonflesso, e farò cessare fra loro i gridi di gioia e i gridi di esultanza. Il canto dello sposo, il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lanterna. Geremia 25, 10 a 100 circonflesso, and more than this, he will take from them the sound of laughing voices, the voice of joy. The voice of the universe, the sound of the stones crashing, the grain and the shining of lights. Queste nazioni serviranno i re di Babilonia per 70 anni. Geremia 25, 11 a 100 circonflesso, all this land will be a vast land, a cause of wonder, and these nations will be the servants of the king of Babylon for 70 years. Geremia 25, 12 a 100 circonflesso, ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia.
Gloria a Dio. Alleluia. Fin qui la parola del Signore che stamattina vogliamo dare nell'amore e nella grazia di Gesù. Una buona giornata ancora a tutti quanti. Adesso inizieremo a pregare il Signore che possa la sua mano potente benedirci oggi una giornata favolosa, meravigliosa. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Signore, grazie ancora come tu ci stai portando avanti, come tu ci stai veramente dando quella gioia, quell'amore, quella sicurezza di poter portare avanti ciò che tu ci hai prefissato ancora oggi davanti alla tua presenza. Signore, ancora ti vogliamo mettere tutti gli ammalati, tutti i bisognosi della tua parola e del tuo grande amore. Signore, benedicili tutti quanti che possano trovare grazia su grazia in te e in Cristo Gesù. Benedici ancora i nostri familiari, Signore, benedici ancora i bambini, i senza tetto, le vedove, i carcerati. Signore, benedici ancora quanti si trovano nella disperazione e che possono trovare quel meraviglioso sostegno da parte tua, Signore. Grazie ancora come tu stai veramente dando quella sicurezza, quell'amore a tutti quanti. Signore, ancora stamattina siamo qui e siamo vuoti, Signore. Abbiamo letto sia in italiano che in inglese la tua parola in Geremia 25 dall'1 al 13. Signore, sicuramente tu oggi ci riempirai della tua sapienza, del tuo grande amore che vuoi comunicare con tutti noi, dal più piccolo al più grande, Signore. E questo noi ti chiediamo stamattina, che tu veramente sii insieme a noi. Signore, che tu prendi il comando di ogni operazione di stamattina, Signore. Ungici con il tuo Spirito Santo e fai che ogni cosa possa andare in porto secondo la tua volontà, Signore. Grazie, Padre, come tu veramente ci prosti, secondo i tuoi criteri, secondo la tua gloria. Grazie, Padre. Ancora, Padre, ti vogliamo mettere davanti tutti quelli che in questo momento si trovano disoccupati, che non hanno un lavoro. Ti prego, Padre, che possano trovare un lavoro secondo il suo criterio, secondo il suo fabbisogno, Signore, che possano spalmare la famiglia e che possano gioire tutti insieme nell'amore e nella grazia tua e riconoscere che sei stato tu a dargli quello che hanno chiesto. Sì, Signore. Ungi ancora tutti i popoli che possono mettersi tutti d'accordo per la pace, per la gioia, per la serenità di tutti in un solo popolo grande, universo, secondo la tua fede. Grazie, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Cari nella grazia, adesso leggeremo Geremia 25, dall'1 al 13. E a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Nella mia Bibbia, il titolo che hanno dato chi ha tradotto la Bibbia è i 70 anni di deportazione. Perché i 70 anni di deportazione? Qual è il motivo che hanno dato questo titolo? Adesso lo appureremo di
persone. Leggendolo e edificandoci, e anche dire qualcosa che lo Spirito Santo di Dio ci mette nel cuore. E dal primo versetto dice la parola di Dio: ecco la parola che mi fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda, nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia. Noi vediamo che qui nel primo versetto fu rivolta a Geremia una parola che appureremo man mano che leggeremo i seguenti versetti e daremo un responso più chiaro. Ma qui dice che all'inizio di Nabucodonosor, che era il primo anno suo come regno in quell'epoca, e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Che cosa pronunziò Geremia ascoltando la parola di Dio? E dal terzo versetto dice: dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino a oggi sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Vedete, Geremia erano già diversi anni, moltissimi anni. Qui dice veramente da 23 anni che gli era rivolta la parola e Geremia lo diceva sia dal mattino fino alla sera a tutti quanti. Dobbiamo vuotarlo. Vi trasferisco nella chat ciò che abbiamo letto, pregando, e tutto il resto. Ecco, salveremo ogni cosa nel filmato, così nel momento che leggeremo lo troveremo a disposizione secondo i nostri fabbisogni, nell'amore e nella grazia di Dio. Chi lo desidera può rileggerlo nella chat. Per quelli inglesi, vi trasferisco anche in inglese ciò che abbiamo detto. Ecco. Perfetto. Cancelliamo. Stiamo per iniziare un altro episodio della parola del Signore, sempre in Geremia 25.
E qui vediamo come Geremia, da 25-23 anni che gli veniva pronunziato questa parola, lui ardeva dentro di sé e dava sia al mattino che alla sera, durante il giorno, tutti questi sensi di gioia, di benessere verso il popolo, che Dio sempre si manifestava in lui. E lo diceva a tutti quanti che incontrava e predicava e dava quel responso a tutti quelli che l'accoglievano. Ma qui vediamo che alcuni di cui entrava e dall'altra parte dell'orecchio gli usciva e non lo ascoltavano. Ma lui dice, fin dal mattino, voi non avete dato ascolto. E dal quarto versetto dice, il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i suoi profeti. Ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltarlo. Essi hanno detto, si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri figli. Vedete, il Signore faceva parlare a Geremia, a tutta la popolazione che gli veniva davanti, e gli diceva che il Signore diceva questo, che se ascoltavano ciò che diceva Geremia tramite ciò che avevo udito da Dio, vivevano per secoli e secoli in continuazione nella terra che il Signore gli aveva dato, sia loro che la loro famiglia, la loro stirpe, ma nessuno gli dava ascolto, oltre che lui lo ripeteva dal mattino fino a sera a tutti quanti, ma nessuno dava ascolto. Perché? Perché il loro cuore era indurito. E dal versetto 16, andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi davanti a loro. Non mi provocate con l'opera delle vostre mani e io non vi farò nessun male. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Vedete, non solo che non ascoltavano il Signore attraverso ciò che Geremia diceva a questo popolo con il collo duro, ma addirittura qui dice che il popolo andava verso altri dei, verso altre credenze, verso quelle altre colli che si prostravano notte e giorno davanti a loro per provocare l'ira di Dio. E Dio dice: non mi provocate perché potrei anche distruggervi in un solo istante. Ma il Signore aveva sempre pietà di questo popolo, e come infatti qui dice: perciò così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole. Ed ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore. Manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro di voi.
contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione e alla solitudine perenne. Vedete, questa distruzione, il microfono si è fermato, dobbiamo alleggerirlo di nuovo. Vi trasferisco in italiano nella chat. Perfetto, adesso vi trasferisco anche in inglese ciò che abbiamo detto poco anzi. Perfetto. E qui dice ancora una volta che il Signore si serviva di un popolo grandissimo, un popolo che era sotto il dominio di Nabucodonosor, re di Babilonia, per annientare tutto ciò che era, che non credeva, che non dava ascolto a Dio attraverso Geremia. Vediamo che questo popolo grandissimo del re Nabucodonosor veniva per distruggere. E ancora, prima che veniva questo grande popolo, il Signore aveva sempre pietà per non distruggere il suo stesso popolo che lui aveva creato, cresciuto e pasciuto, con l'acqua della vita, con l'acqua della roccia che la faceva camminare attraverso il suo figliolo. Vediamo che in quella roccia dissetava tutto questo popolo e gli mandava la manna del cielo per dar sazietà. Vediamo come il Signore aveva pietà di questo popolo ancora una volta e procurava sempre dei profeti per fargli sapere ciò che Dio voleva donare a loro. Ma loro non ascoltavano né Dio e neanche i profeti. E qui vediamo, dal versetto 10 dice: farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza,
Il canto dello sposo è il canto della sposa. Il rumore della macina è la luce della lampada. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni. Vedete, non solo Dio pronuncia queste cose, ma li mantiene, come infatti questo popolo è stato soggetto per 70 anni a servire la nazione del re di Babilonia, fino all'ultimo istante che furono passati 70 anni. E dal versetto 12 dice: ma quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziato contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro. Ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte quelle nazioni. Infatti, nazioni numerose e re potenti ridurranno in schiavitù i Caldei stessi, e io li retribuirò secondo le loro azioni, secondo l'opera delle loro mani. Fin qui la parola del Signore. Vediamo come Dio pronuncia sia il castigo per il popolo disubbidiente, che non ascoltava il profeta Geremia, mandò a chiamare un re molto potente, una grande nazione, fece venire questa grande nazione per distruggere quella forza potente che si era creata in questo famoso popolo che Dio amava e amò e ama ancora. Ma per la disubbidienza, per i loro peccati, questo popolo è stato castigato alla schiavitù fino che passavano 70 anni. Di vivere questo popolo soggetto alla schiavitù e soggetto al popolo dei babilonesi per servirlo finché passavano 70 anni. Ma dice ancora Dio attraverso il profeta Geremia che dopo che questo popolo soffriva 70 anni sotto la schiavitù dei babilonesi caldei, gli stessi babilonesi caldei dopo la liberazione del suo popolo venivano castigati per quello che avevano fatto al popolo di Dio, anche che Dio aveva permesso. Vedete, Dio è un Dio buono, generoso, e il castigo che aveva dato a questo popolo, oltre a essere questo popolo castigato, lui castiga quelli che avevano osato imporre delle male cose al popolo eletto di Dio. Noi vediamo, cari nella grazia, che Dio è un Dio amorevole, ha sempre pietà per le loro creature e per i suoi figli. Ora, stamattina il Signore ha pietà di ognuno di noi e ci sta avvisando con il suo profeta, con i suoi evangelisti, con i suoi ministri e con tutte le persone che sono addette ad evangelizzare per strada, per le campagne e ancora nei pulpiti e ovunque in internet osano portare avanti la parola di Dio. Sta avvisando a tutti: convertitevi, dice l'Eterno, attraverso la voce di Dio, attraverso la voce di Gesù,
attraverso la voce dei suoi profeti, attraverso la voce dei suoi ministri, Dio dice: convertitevi. Il microfono si è fermato da un bel po', puliamolo. Ecco, questo in italiano. Ve l'ho trasferito nella chat, potete leggerlo. Questo invece è in inglese. Ve lo trasferisco nella chat. Ecco, avete anche l'inglese trasferito. Raffreddato e domani devo andare a lavorare. Spero che il Signore oggi completi la sua opera e mi guarisca anche da questo raffreddore. Bene, stiamo azionando di nuovo il microfono. Abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, sicuramente ci sarà ancora molto da dire su questa parola, ma noi ci limitiamo ad terminare qui con il nostro resoconto. Il Signore vuole persone che si convertano a Dio, a Lui, attraverso Gesù. E questo vogliamo fortificarci tutti quanti, di avvicinarci a Dio attraverso Gesù secondo la sua volontà, prima che finisca come è finito a questo popolo distrutto e abbandonato alle mani dei babilonesi. Finché questo popolo è stato abbandonato nelle mani dei babilonesi, non era male, perché alcuni si sono salvati, hanno mangiato, hanno vissuto, hanno tirato avanti, anche che erano schiavi dei babilonesi. Ma qui, quando questa grazia si chiuderà, il Signore ci abbandonerà a Satana, il diavolo. Satana e il diavolo non è come il re babilonese, che il re di babilonese ti dava il cibo per sopravvivere, anche che ti frustrava notte e giorno, ma eri vivo, eri vegeto, tranquillo, sereno, anche che eri schiavo. Ma qui Satana ti distruggerà e ti farà stare sempre sul carbone accesi. Carbone accesi è un luogo dove c'è buio, un luogo nero,
un luogo che arde notte e giorno. Non c'è il frigorifero lì, non ci sono tutti quello che noi abbiamo con forze a casa, i termosifoni quando fa freddo e quando fa caldo abbiamo l'aria condizionata. No, non c'è lì tutto questo conforto, lì c'è solo depressione, c'è solo ardere nel fuoco eterno. Perciò, cari nella grazia, vogliamo adesso, prima che si chiude il microfono, pregare. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per quello che tu ci hai fatto dire oggi, secondo la tua volontà. Ungici dall'alto, libera questo popolo dalla schiavitù di Satana, liberalo che possano ancora in tempo avvicinarsi a te e dare la loro vita e il loro cuore al tuo figliolo Gesù Cristo. Ungili dall'alto, Signore, benedicili tutti quanti, uno per uno. Manda una pioggia di benedizione che possano trovare sostegno, amore, potenza, sicurezza e felicità. Tutti quanti. Grazie, Padre. Non ti dimenticare ancora di me, Padre. Sai i momenti, in questo momento, come sto soffrendo con questo raffreddore e con tutto quello che il nemico mi mette davanti. Tu sai ogni cosa. Signore, ti chiedo di liberarmi completamente attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Bene. Ancora il microfono cammina e vogliamo dire qualcos'altro. A titolo informativo, in questi giorni, come ben sapete, il social work Facebook mi continuava a bloccare i miei profili. Sono arrivato ad avere addirittura 20 profili, ma me li ha bloccati tutti. Il perché non ha colpa Facebook. Non ha colpa. C'è stato un periodo qui in Facebook, vedete, il microfono si è bloccato. Vi sto trasferendo in italiano tutto quello che abbiamo detto poco anzi e vedete in inglese il resto. Ecco, vi sto trasferendo in inglese quello che abbiamo detto. Thank you.
Dato che abbiamo iniziato il discorso di Facebook, lo dobbiamo finire e azioneremo di nuovo il microfono in Google, perché non è giusto lasciare a metà. Ecco. E come stavo dicendo, Facebook non ha colpa perché mi bloccava i profili. Io anzi lo edifico, questo social work, perché è un grande social work ed è anche che ci ha ospitato fino ad oggi, dandoci la possibilità di dire ciò che noi pensiamo e di condividere ciò che noi desideriamo condividere con tutto il mondo. Ma c'è stato un periodo che in Facebook la popolazione, alcune persone hanno sporcato il social work con foto, video pornografici e foto oscene anche di persone omosessuali e tante altre cose che facevano venire un po' di difficoltà. Il primo sono stato io a scrivere al Facebook di mettere dei programmi che identificavano ciò che non andava in decreto di legge e anche per dignità delle persone che guardavano Facebook ed erano sempre in online. E qui Facebook ha provveduto a mettere dei programmi che riconoscevano subito qualcosa che non andava e bloccavano il profilo. Come infatti, dato che io trasmetto dei video che non sono miei anche, che sono della Chiesa o anche di anche altri video che prendo in internet, in YouTube, non mi riconosce a me che sono io che trasmetto, perché Facebook adesso vuole che noi comunichiamo con gli altri i nostri desideri, i nostri commenti, i nostri video personali e non quelli degli altri. Se c'è una musica che è di altre persone e mettiamo una musica dentro un video che non è nostra, viene bloccato subito perché riconosce che quella musica c'è il divieto. Il microfono si è bloccato di nuovo, ma a noi, no, giunto a questo punto, non ci interessa più. Continuo a parlare e finire il discorso. Adesso, come vedete, io sto mandando soltanto i miei video personalizzati. E video personalizzati ce ne sono migliaia. È solo che li devo andare a cercare dentro il mio sito, pulirli, che ci siano dei video che non vanno aderente a Facebook, li devo eliminare, devo cercare tutto e fra giorni sicuramente vedrete tutta la mia collezione di video in online, dandovi quella possibilità anche voi di edificarvi e stare in comunione anche con il social work Facebook. Detto questo, sicuramente mi avete compreso perché metto
questo titolo, ogni filmato, anche perché Facebook riconosce che sono io che sto trasmettendo. E come infatti ieri un video chat me l'hanno lasciato addirittura 5 ore. Una video chat 5 ore, quando prima invece un'ora o due si chiudeva. Massimo 3 ore e si chiudeva automaticamente. Vedete, e c'è la comprensione, anch'io ho questa sensazione che, dando per scontato che sto eseguendo ciò che il programma desidera, il programma mi lascia tranquillo di trasmettere addirittura 5 ore, 6 ore, vedete, è più pulito, ma c'ero. Potremmo anche trasmettere, a Dio volendo, tutto il tempo che ci lascerà il programma trasmettere con una sola chat. Ora, non mi voglio prolungare molto in questo video, vi saluto nella pace del Signore, vi auguro buon pranzo perché fra poco io vado a mangiare, sicuramente anche voi andate a mangiare e vi auguro un buon appetito e per questo voglio pregare anche per questo motivo. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Signore, ancora benedici i cibi che fra poco ci accosteremo a consumare. Benedici tutto ciò che ci mettono davanti, ovunque ci troviamo, anche se saremo invitati. Qualcosa che ci mettono davanti, benedicila, Signore, e che possiamo accostarci con dignità a questi cibi che tu hai benedetto. Ti ringraziamo, Padre, di questa benedizione. Ancora durante il pomeriggio, Signore, che se andremo ancora in online, benedici ancora tutta la giornata e anche la nottata, Signore. Fai che possiamo dormire tra le tue braccia, tutti quanti, dal più piccolo al più grande. Signore, ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Adesso vi lascio tranquilli, vi do l'ultimo piccolo resoconto che il microfono ha registrato. Ecco, così resterà impresso nel video chat di quest'oggi. Perfetto. Vedo anche in inglese. Ecco. Vi saluto nella pace del Signore, a più tardi, Dio volendo, appena finito di mangiare, mi metterò un po' a riposo e poi vi darò il tempo di venire anche voi e faremo un'altra diretta, se è possibile, se mi sentirò meglio, in online, con la traduzione in inglese e in italiano. A Dio volendo, a più tardi. Amen.